Sabato 30 maggio, Piazza Castello, presidio in solidarietà con i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, Gianluca Caposenatore, musicista di Torino. Com'è la situazione in questo momento per i lavoratori e le lavoratrici? Allora, beh, intanto io sono nella doppia veste, sia di musicista che di coloro, dalla parte di coloro che montano anche il palco, allestisce, in quanto l'altro lavoro che faccio è occuparmi di allestimenti per conferenze, convention e quant'altro. Io penso che una manifestazione come oggi sia importante intanto per contarci, per capire chi siamo, perché ci siamo lamentati di non aver avuto un riconoscimento, ma neanche lo abbiamo mai chiesto un riconoscimento. Quindi questo è importante. Quello che penso su cui bisogna lavorare è intanto definire quali sono le dinamiche, questa è una cosa che sto dicendo sempre in tutti gli interventi che ho fatto, definire quali sono le dinamiche di questo lavoro, sia di chi sale sul palco che di chi sta sotto. Una tutela minima garantita, una fiscalità che sia mirata al nostro lavoro, perché magari lavori 4 giorni, 5 giorni di fila, poi stai una settimana a casa, e la famosa intermittenza, e che quindi si va incontro, e tutto questo, una fiscalità che sia studiata affinché venga anche contrastato il lavoro nero, ma semplicemente mettere anche le persone nella condizione di lavorare dignitosamente. Quindi sono tante le cose su cui bisogna lavorare. Oggi è un primo segnale. Sicuramente ci si accorgerà che esiste una categoria. Una categoria è quella dei tecnici, di chi lavora nello spettacolo, affinché in futuro non ci si possa più lamentare di non aver avuto un riconoscimento. Il lavoro è lungo, è veramente lungo da fare, e spero che si mettano sulla tavola esperti, professionisti, e che venga prima di tutto stilato un vademecum delle regole, una modalità, un regolamento per dare dignità e per dare garanzie a questi lavoratori, a questi professionisti. Ti faccio ancora un'altra domanda, nel senso che ovviamente la musica live, ancora prima dell'avvento del corona, del coronavirus, era comunque già in difficoltà, era molto difficile comunque organizzare eventi musicali. Diciamo che quello che un po' ci stiamo dicendo tutti è che bisogna un po' salvare il salvabile, ma cercare anche di cambiare musica per farsi, diciamo, di sfruttare quest'onda del coronavirus per appunto avere delle rivendicazioni maggiori e una dignità, come dicevi tu in precedenza. Certo. La musica live, soprattutto dopo qualche evento triste partito anche da questa città, è diventato sempre più complicato. Bisogna anche lì, sugli spettacoli, si potrebbe trovare, sedersi a un tavolo, trovare degli accordi, perché le spese adesso, poi col coronavirus in futuro, io penso che per un organizzatore accollarsi le spese di sicurezza sarà sempre più complicato, e tutto questo penso che massacrerà comunque la parte più, non i grandi eventi, non gli stadi, che comunque sarà difficile anche lì, ma nel piccolo questa cosa sarà comunque più, diciamo, le realtà, quelle medio piccole che producono cultura e avranno responsabilità maggiori e di conseguenza oneri ancora più grossi. Si potrebbe trovare un accordo per questo. Per farvi continuare a far vivere la cultura, non solo, insomma, per far divertire, esatto, come dice il Premier Conte. Ma perché no, vabbè, cultura... io penso che lui abbia usato una frase, sai, poi penso che non sia facile in quella situazione lì. Certo, la cultura è emozione, quindi è divertimento, è conoscenza, è aggregazione, è tante cose, sono tanti aspetti che assolutamente vanno salvaguardati, e qui non si tratta neanche di valorizzarli, c'è uno step prima, c'è un passaggio prima, che intanto è quello di salvaguardarlo per permettere che tutto questo continui ad andare avanti. E
penso che anche grazie a quello che magari succederà, magari in futuro si arriverà anche ad una valorizzazione, perché la categoria venga riconosciuta. Ok, grazie mille Gianluca. Grazie a voi. Parlare, al prossimo parlare con queste mascherine è sempre un disastro. Grazie a tutti. Ciao. Oggi sabato 30 maggio siamo qua in Piazza Castello. Ciao cari! E per esibio, per i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo siamo con Domenico Castaldo, attore. E innanzitutto, come ti è sembrata un po' la manifestazione, il presidio, e quali sono le vostre rivendicazioni e perché sei appunto sceso in piazza oggi? Ci sono più fattori interessanti di questo evento. Anzitutto è la prima manifestazione di attori e attrici che rivendicano, di lavoratori dello spettacolo, di tecnici, di musicisti che si mettono insieme e che si ritrovano attorno a un tema. Perché tendenzialmente, quindi la prima cosa interessante è una sorta di il possibile innesco di un'unione. Tieni conto che tendenzialmente siamo una categoria disgregata e che tende piuttosto a competere che a unirsi. Per cui questo è un primo segnale particolarmente interessante. Ora, quindi diciamo, punto primo. Un piccolo brivido di emozione, insomma, sa che qualcosa. Dopodiché bisogna capire quali sono, oltre le rivendicazioni dei diritti di avere dei rappresentanti, di essere convocati dal vivo, come lo slogan della manifestazione, quindi di avere un'interfaccia politica solida, tenuto conto che i governi regionali di destra tendenzialmente annullano, ma quelli di sinistra annullano, per cui diciamo c'è una scarsa differenza, sebbene qualche diritto in più quelli di centro-sinistra, cosiddetti di centro-sinistra, hanno come porto, ma adesso qui sarebbe lungo spiegare tutto, sì, come avviene, perché avviene per salotti, per lobby in realtà, per cui anche lì in realtà non c'è un vero diritto. Quindi, dirti. Questa emozione che nasce dal fatto che è possibile iniziare a cercare delle forme di rivendicazione che però devono andare, secondo me, oltre la richiesta di un salario, la richiesta di un riconoscimento, proprio la possibilità di costruire il pensiero, perché i lavoratori dello spettacolo in realtà sono parte del pensiero. No, dice assolutamente bene quando dice che non bisogna magari fermarsi solamente alla crisi del reddito, anche perché diciamo che se si è in questa situazione qua, ovviamente per il coronavirus, è il fatto che la normalità, insomma, a cui si aspira a ritornare, in realtà era proprio parte del problema, anche se non il problema stesso. E niente, una tua valutazione su questo, su tutte le cose che sarebbero da migliorare magari nel tuo comparto, anche perché comunque lo comparto dei laboratori della produzione spettacolo è molto ampio e va dal pacchino, dal rigger fino alla storia, insomma. La cosa, diciamo, ti parlo più a un livello proprio di percezione. Una delle cose più terribili che è successo in questi anni, diciamo dagli anni 70, 80 in avanti, è la perdita del diritto delle persone di poter praticare questo mestiere. Cioè, la possibilità di andare su un palco e di dire delle cose è sempre stata più ridotta a persone di un certo tipo di ceto, certo, di reddito. Questo ha una logica, perché il teatro in particolare, che è il mio campo, ma così come la musica dal vivo, cioè si parla direttamente alle persone. Questo tipo di potenziale è altissimo ed è stato completamente distrutto. A me sembra che, chiamiamolo coronavirus, sia andato a intaccare proprio l'ultima potenzialità in questo senso. Per cui stava già succedendo questa cosa, c'era
con le norme europee, eccetera, eccetera, stanno distruggendo la possibilità dello spettacolo dal vivo, riducendo le potenzialità, quindi solo i selezionati o le persone che si autocensurano. E questo è una mia esperienza personale. Quindi se tu ti autocensuri, se ti muovi all'interno di un certo di range di messaggi, sei a posto. Se no, no. Allora, qual è il problema? Che gli artisti si riorganizzano e vanno in strada. Allora gli metti sempre maggiori restrizioni, fino a questa qui di non poterci incontrare. Quindi adesso è il momento di puntare i piedi. Che... quali prospettive adesso in poi immaginate? Lo slogan era chiaro, comportamento sportivo, mettiamoci, come dire, a tavolino e discutiamo di come poter far sopravvivere la cultura in Italia. E adesso bisogna capire se veramente riusciamo, noi come artisti e soprattutto le giovani generazioni, a rendersi conto che devono cambiare completamente i paradigmi, che bisogna lavorare non per il denaro, ma bisogna lavorare per cambiare il potenziale comunicativo, la relazione con noi stessi e con gli altri, la cura del corpo, la cura del linguaggio, la cura del pensiero. Diciamo che questo periodo ci ha dato un grande potenziale nella semplicità, cioè andare all'essenziale. Se si continua da lì, allora la comunicazione corpo a corpo, quello che l'aggregazione diventa dirompente, no, e non è più pretestuosa, cioè non è nato per berci la birra, capito? Non è questo. O per fare lo spettacolo che tu mi applaudi, non è questo. E creare nuovi paradigmi di pensiero, di dignità. Grazie Domenico dell'intervista e in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo! Sabato 30 maggio, Piazza Castello, Torino, presidio dei laboratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Siamo con Andrea, Conico, insomma, una parte invisibile di coloro che stanno dietro un palco e che rendono appunto, che creano un evento, nel vero senso della parola. Impressioni sulla giornata, rivendicazioni e prospettive. Ciao a tutti. Le impressioni sulla giornata sono molto positive. La piazza è stata molto partecipata, molto più di quanto potessimo immaginare, quindi siamo molto, molto felici di questo. C'è stata molta sinergia, che era quello che comunque cercavamo fin dall'inizio, tra le varie figure, che siano appunto quelli che stanno sul palco ma quelli che stanno anche dietro le quinte, quindi tutte le maestranze. Siamo riusciti ad ora a creare una buona atmosfera, diciamo. Quindi la piazza è andata molto bene, adesso aspettiamo notizie dalle altre piazze italiane e aspettiamo di rilanciare per Roma, perché le risposte dalle istituzioni non arrivano. Ieri notte la notizia che l'INPS ha finalmente attivato la possibilità di richiedere i 600 euro anche per i lavoratori intermittenti. Avevano detto entro fine mese, sono stati di parola proprio l'ultimo giorno del mese di notte. Adesso vediamo quanto dovremo aspettare per ricevere questa miseria per marzo, aprile e maggio. Siamo a fine maggio, abbiamo appena potuto fare la domanda e non si sanno assolutamente i tempi. Non ci sono prospettive da parte del governo e delle grosse aziende, delle grosse agenzie di produzione su una ripartenza che abbia un senso, perché voglio ricordare che il problema grosso che contro cui stiamo cercando di compattarci è quello che si riapre il mondo dello spettacolo, però di fatto senza eventi, con misure di sicurezza assolutamente insostenibili, e il rischio è quello di vedere quello che abbiamo già visto troppe volte in passato, ovvero sia le agenzie, le produzioni, eccetera, che cercano di scaricare sui lavoratori il costo della ripartenza. Quindi meno eventi, meno lavoro, nessuna garanzia
che non si vada a contrattare al ribasso sui prezzi delle maestranze, sul lavoro delle maestranze, e soprattutto ammortizzatori sociali. Non ci sono ancora ammortizzatori sociali degni di questo nome, e una volta che ripartiamo il governo probabilmente si scaricherà la responsabilità, dicendo che appunto il settore è ripartito e taglierà quei pochi ammortizzatori che hanno provato a mettere in campo. Quello che sto cercando di fare è compattarci affinché non si dia vita a una lotta, a una guerra tra poveri, ma si riesca invece ad avanzare tutti insieme e ad ottenere tutele, rispetto, diritti per tutte e tutti. Un'ultima considerazione solo, poi ti lasciamo andare. E molti stanno dicendo, nel senso, ovviamente il coronavirus ha scolestato un po', come dire, ha sviscerato tutta le questioni legate a un sistema che già prima scricchiolava sostanzialmente. Infatti un celebre slogan era non dobbiamo tornare alla normalità, perché la normalità era il problema. Secondo me, poi quello che ti volevo chiedere, a livello appunto del lavoratore e lavoratrice dello spettacolo, mi fa un po' bene questo slogan? Assolutamente sì, la normalità a cui eravamo abituati era, senza mezzi termini, una merda. Eravamo tutti atomizzati, non ci si parlava, non c'era comunità, e questo faceva sì che eravamo assolutamente ricattabili. Si lavora di giorno in giorno senza nessuna tutela, senza nessuna chiamata, senza niente di niente. Finché è andata avanti ce la siamo fatta andare bene, colpa anche un po' nostra, che non ci siamo riusciti a compattare prima. Adesso però ci siamo compattati e dobbiamo assolutamente scardinare questo meccanismo malato in marcia. Grazie mille Andrea e bocca al lupo. Niente, grazie a voi.